Torna Jazz and Breakfast, la rassegna a cura di Rodolfo Cervetto, organizzata dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Jeff Mataz. Scopriamo meglio questa rassegna in compagnia del curatore Rodolfo Cervetto, che è nostro ospite qui su Babbo Leo News. Ben trovato. Grazie, buongiorno. 4 appuntamenti, uno al mese, la domenica mattina alle 10.30 alla Sala Mercato di San Pier d'Arena, accanto al Teatro Modena. Per chi non lo conoscesse, cosa prevede questo format? La cosa prevede la colazione, il teatro, il bar del teatro aprirà alle 9.30 e dopo un'ora inizia lo spettacolo che dura all'incirca 70-80 minuti, quindi prima di mezzogiorno. Sono 4 appuntamenti dedicati alla musica jazz, inteso come contenitore e dialogo tra culture, quindi non solo swing, ma tutte le musiche che sono poi diventate parte del linguaggio del jazz. C'è anche l'idea del jazz come una musica da andare a sentire di notte, soprattutto nelle ore della notte fonda, e magari tirare fino a mattina ascoltando musica. In questo caso va un po' controsenso, perché si parte al mattino, quindi immagino anche possiate abbracciare un pubblico diverso da quello che solitamente affolla i jazz club. E infatti il ragionamento è stato proprio questo. Quando 5 anni fa abbiamo dato il via a questa rassegna, abbiamo proprio pensato a collocare la musica jazz in una fascia oraria dove appunto abitualmente non c'è nulla, no? Proprio per avvicinare anche un pubblico nuovo e diverso dal solito che frequenta i jazz club, dove i concerti iniziano sempre alle 10 di sera. Quindi il pubblico che c'è alla mattina è fatto anche da famiglie, anziani, che magari appunto alla sera hanno paura di uscire e possono quindi godere il concerto di uno spettacolo. Si parte domenica, quindi il 13 gennaio, alle 10.30, il primo appuntamento è il tamburo e il corpo danzante, Cervetto, Ricci, Cerruti. Come sarà articolata questa mattinata? Sì, allora, questo degli appuntamenti appunto che abbiamo in cartellone quest'anno è l'unico che prevede un po' uno spettacolo quasi anche misto teatro, perché racconteremo la storia del tamburo, incroceremo anche il rapporto che ha avuto con la danza, quindi ci sarà la scuola di danza Luccoli 23 che collaborerà appunto con noi con delle coreografie, e racconterò un po' come si è sviluppato il tamburo, che è lo strumento principale, diciamo, della batteria, quindi dalle origini, dal tam-tam fino al free jazz ai giorni nostri. Mentre gli altri 3 appuntamenti sono legati all'influenza che ha avuto la musica mediterranea con il jazz. Quindi avremo 3 chitarristi bravissimi, che sono Claudio Bellato. Ricordo la data, il 10 febbraio. Esatto, poi c'è il 17 marzo Gianni Sainato, e l'ultima in chiusura ci sarà Luca Palomi. Presenteremo il nostro nuovo progetto con un ospite d'eccezione che, diciamo, un po' il fiore all'occhiello di questa manifestazione, che è il fisarmonicista Fausto Petalossi. Su Babbo Leo News siamo in compagnia di Rodolfo Cervetto, curatore di Jazz and Breakfast, la rassegna organizzata dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Jeff Mataz, 4 domeniche da qui ad aprile, dal 13 gennaio, 10 febbraio, 17 marzo e 14 aprile, appuntamento alle 10.30 alla Sala Mercato di San Pier d'Arena per fare colazione ascoltando un concerto di musica jazz. Abbiamo ricordato i 4 appuntamenti, 13 gennaio, 10 febbraio, 17 marzo e 14 aprile. Siamo alla 5ª edizione, quindi com'è cambiato in questi quasi 5 anni il festival? Beh, è cambiato nel senso che pian piano ci siamo aperti appunto a altre culture, quindi non solo swing, quindi chi si aspetta dei concerti di swing non sempre è così. L'anno scorso ci siamo aperti verso il teatro, e quindi nella programmazione c'erano anche appunto 3 spettacoli dove raccontavamo la storia di 2 musicisti, uno era Cesare Marchini e l'altro era Thelonious Monk. Quest'anno appunto ne abbiamo messo solo una, quella dedicata al tamburo, e gli altri 3 invece sono proprio concerti. In particolare su quali tipi di sonorità vorrete concentrarvi, quali sonorità vorrete esplorare nell'edizione di quest'anno? Ha parlato di Mediterraneo. Esatto, sì, perché un po' comunque la chitarra classica, acustica, riabbraccia un po' queste nostre sonorità. Quindi saranno incontri con la world music, la fusion, diciamo composizioni originali.
come ospite d'eccezione. Tutti e quattro gli appuntamenti, vale la pena andare a seguire il 13 gennaio, 10 febbraio, 17 marzo e 14 aprile. L'ospite d'eccezione però, si diceva nell'ultimo appuntamento, il 14 aprile, Fausto Beccalossi, che per chi non lo conoscesse è uno dei fisarmonicisti più importanti che ci sono oggi nel panorama della musica. Ha collaborato e collabora ancora stabilmente con Aldi Meola, tanto per citarne un nome, e 3 anni fa ha tenuto un concerto a Carlo Felice proprio in duo con lui. Quindi è sicuramente un musicista internazionale e vale la pena di venire ad ascoltare, e noi l'avremo ospite nel disco. Ricordo anche l'aspetto veniale, che ai genovesi fa sempre piacere: l'ingresso, quindi concerto più colazione, costa 7 euro esatto. E si possono acquistare i biglietti direttamente alla sala mercato, alla biglietteria del teatro, che apre alle 9.30, quindi un'ora prima, oppure acquistandoli online in modo preventivo. Quale tipo di pubblico vorrete richiamare, cercherete di abbracciare in questa edizione? Va bene chiunque o certo. È mirato più per qualche banca? Assolutamente, è aperto a tutti, anzi spero proprio di allargare la cerchia e quindi di trovare del pubblico nuovo, quindi non solo gli appassionati jazz che ci seguono e ci sostengono sempre in tutte le manifestazioni, nei jazz club, nei festival che ci sono a Genova, perché comunque Genova nonostante tutto è una città molto attiva, abbiamo 2 jazz club, il dipartimento jazz al conservatorio, ci sono diversi festival, quindi siamo molto attivi. Il fatto di appunto abbracciare un orario un po' insolito è proprio per avvicinare un pubblico diverso, e quindi aperto a tutti, i bambini curiosi anche magari non ha mai sentito queste note, anche perché credo che per avvicinarsi a questo tipo di musica il teatro sia proprio il terreno migliore per predisporre all'ascolto. Rispetto a un jazz club, dove si chiama la situazione. Grazie allora per averci fatto conoscere questa iniziativa a Rodolfo Cervetto. Vi ricordo l'appuntamento domenica 13 gennaio alle 10.30, sala mercato a Genova San Pier d'Arena, con il primo appuntamento di Jazz and Breakfast. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria?